In verità le labbra si muovevano da sole, guidate da quella serie di sillabe, come quelle occhiette di carta che le bambine fanno durante la ricreazione, e con cui si incappucciano le dita. Non saprei dire se a piacermi di più fosse il contenuto della fede o il ritmo delle preghiere, ma quei recitativi sono stati il punto di partenza del mio lavoro mentale in musica. La rivelazione è cominciata lì, con quell'abitudine, con quella pratica di recitazione che mi ha salvato dalla noia e dal fallimento. Lo scatto c'è stato molti anni dopo, a Parigi una sera, alla vigilia di un esame al conservatorio, ero tormentato dai dubbi. Non riuscivo a lavorare, dovevo imparare una composizione di Carpentier. Mi annoiava e la memoria si rifiutava di registrarla. Quel lavoro, la mia presenza a Parigi, al conservatorio e il mio intero avvenire mi sembravano complicati, confusi, immersi in una penosa incertezza. Il vecchio senso d'oppressione, di estraneità, mi chiudeva di nuovo la gola, anche se volevo continuare, ma non potevo. Corpo e mente erano di piombo, non riuscivo a superare l'ostacolo. Mi decisi ad andare a letto, volevo prepararmi al fiasco del giorno dopo. Chiusi gli occhi ed improvviso tornai alla pratica della preghiera, ma ora non recitavo le Ave Maria. Esploravo la partitura di Carpentier, la ripetevo come un tempo il Padre Nostro, finché il ritmo e l'intonazione non fossero perfetti. La preghiera mi aveva insegnato a visualizzare in figure e colori, come in uno spettacolo, tutto ciò che dovevo assimilare. Il giorno dopo suonai Combrio, con padronanza totale ed estrema chiarezza. Compresi che ricordare è anche inventare. La memoria è l'arte magica della composizione. Nel settembre del 1731, una strana figura accovacciata attira l'attenzione di un pastore di Saint-Guy. Saltella tra le viti e si nasconde. Il pastore si avvicina e con la sua meraviglia scopre una ragazza irsuta, impegnata a spellare le rane e a mangiare con contorno di foglie d'albero. Quando la prende per mano, scusate, la ragazza non oppone resistenza. Il pastore sorta.